Il Buddha eredita questo lessico, parla di samsara e di nirvana, ma poi anche qui le tradizioni buddiste usano e compongono in modo anche differente questi termini. Nella tradizione che poi confluisce dal Mahayana al Chan cinese e allo Zen, samsara e nirvana sono appunto due termini che si compongono in un dualismo e che è proprio quel dualismo che deve essere rimosso. Quindi, così come dice non pensate al nirvana, è come se dicesse non pensate neanche al Esatto, samsara. Non è che adesso siamo. Nel buddismo, in realtà, tra l'altro, non c'è questa idea di un sé permanente. L'altra grande differenza, diciamo, che fa uscire il buddismo, dal sistema, dall'insieme delle dottrine hindu, è proprio il fatto che nega la possibilità di individuare, di affermare o di dimostrare incontrovertibilmente l'esistenza di un sé che si reincarna. Quindi, nonostante una però mantiene il vulgata. samsara, Beh, mantiene il concetto esatto, il samsara. samsara è il pellegrinaggio della singola vita, cioè l'insieme di sofferenze, di brami, di desideri, di frustrazioni, di gioie, di dolori che in una singola esistenza squassano l'individuo, che invece appunto ha la speranza, l'ambizione, la volontà di entrare nel nirvana. E allora anche qui, a seconda delle varie tradizioni, il nirvana è visto come un paradiso, come un al di là, come qualcosa che ci attende, ma le scuole che si ritengono più vicine al messaggio, in effetti se si leggono i testi originari, anche se Buddha non ha scritto niente, però i testi più antichi della tradizione vanno in questa direzione. Samsara e Nirvana sono proprio il dualismo da cui dobbiamo uscire, perché il Nirvana è il Samsara e il Samsara diventa Nirvana se c'è quella metamorfosi dello sguardo di cui parlavo prima. Vivere diversamente il Samsara trasforma il Nirvana. Avevo fatto forse anche l'esempio delle fiabe e della Bella e della Bestia. Quando Novalis commenta la fiaba e dice: non è che la bella speri che amando la bestia diventi un bel principe. Non funziona così. Non è che se noi ce l'esercitiamo, preghiamo, allora un giorno forse otterremo la ricompensa. No, è lo sguardo della bella che si deposita sulla bestia in quanto bestia e che la ama perché è una bestia, non perché la bestia si spera che si trasformi in principe. In quel momento gratuitamente accade che la bestia non sia più bestia e diventi principe, ma accade nel momento in cui la bella non era più assolutamente interessata che la bestia diventasse principe. Questo è anche il paradosso: finché noi speriamo di trasformare le cose non si trasformano. Quando noi viviamo nelle cose, le accettiamo per come sono, allora, e non siamo più noi a farlo, qualcosa cambia. Questa è una legge universale. È un principio questo. Ma Sì. nelle discipline artistiche cinesi e giapponesi anche accade così, almeno i maestri dicono: finché tu vuoi Giro corretto. scoccare il tiro perfetto con l'arco non ti arriva. Quando tu tiri per il puro, tra virgolette, noi diremmo il piacere di tirare, ma perché l'esercizio si fa attraverso di te, allora accade. Quel libretto che per certi versi è stato anche tanto criticato, ma che secondo me ha delle belle perle, dello Zen e tiro con l'arco. Il professore tedesco di filosofia che si dispone all'esercizio dice: non sono io che tiro la freccia, ma è la freccia che si tira. In tedesco usa il pronome neutro es, es schließt, si tira. Cioè è qualcosa che accade indipendentemente dalla mia volontà. Forse è quello che succede anche, non so, nell'innamoramento. Non sono io che decido che voglio innamorarmi, ma accade. Succede con i figli, con i genitori, anche nelle relazioni umane. Poi adesso non saprei dire se è una legge universale, però. Sì, anche in Rogers, ad esempio, in psicologia, quello che lui chiamava lo sguardo positivo unconditional, non condizionato, cioè ti accetto, ti voglio bene per quello che sei. E lui diceva,
sei perfetto nella tua imperfezione, per me. Questa cosa qui diventa, allora cambia, allora questa cosa qui attiva un processo di cambiamento. Finché desidero nella relazione di cambiarti per come io vorrei cambiarti, come per, questa cosa qui l'altro sente non cambia. Non so se è abbastanza simile nella... Sì, c'è sempre questo problema, diciamo, l'Occidente ha lavorato molto sull'idea di un telos, di un fine, una teleologia, si fa qualcosa in vista di un fine. C'è tutto anche il pensiero strategico cinese, il manager occidentale si pone un obiettivo e lo vuole raggiungere, è attaccato all'obiettivo, e noi pensiamo spesso anche alla religione in questi termini. Dio, come diceva anche Eckhart, è come una vacca da mungere, io voglio il latte e quindi prego Dio, e diventa Babbo Natale che, a cui scrivo la letterina, perché non perché gli voglio bene e voglio esprimere il mio rapporto, ma perché devo ottenere qualcosa. Faccio meditazione perché Zazen è una tecnica che mi permette di ottenere qualcosa. Ecco, questo rapporto mezzi fini è proprio quello che va sciolto. Va sciolto, ma va anche riconosciuto che all'inizio io ho bisogno forse di questo. E quindi nella mia povertà, lo vedremo nel sermone Beati Pauperes Spirito di Eckhart, nella mia povertà io devo anche essere misericordioso nei miei stessi confronti e dire... Talvolta ho bisogno anche di pensare che ci sia qualcuno che mi dà qualcosa perché glielo chiedo. Talvolta ho anche bisogno, o forse mi capita, magari me ne rendo conto dopo e accetto, che talvolta faccio Zazen perché spero che Zazen mi produca qualcosa. Ecco, è più nella perfezione, forse, direbbe Eckhart, chi... fa Zazen in questo modo, opera in questo modo e se ne rende conto e capisce che non è il modo giusto, ma al tempo stesso dice sono debole e ho anche talvolta bisogno di questo, che non il mistico orgoglioso che è talmente colto e consapevole, ha letto talmente tanti libri che sa che quello è il modo sbagliato di pregare. No, però non, esatto, oppure prega, beh, come il discorso del fariseo che sa benissimo, dice guarda quello che fa l'elemosina, invece io prego veramente nel modo migliore e non mi sporco le mani. Non... Sì, cioè l'agonismo spirituale è molto rischioso e anche subdolo, cioè si insinua proprio là dove uno pensa finalmente di non avere più quei piccoli problemi quotidiani della fede devozionale. In realtà la vecchietta che chiede al tempio a un certo punto fa accadere qualcosa, non diciamo più ottiene, fa accadere qualcosa. E la tensione è cosa dell'intenzione, no? Perché se non c'è un qualche tipo, che forse il desiderio è già troppo, però qualcosa che ti muove. Ma infatti all'inizio c'è questo qualcosa che ti muove, no, anche il Buddha perché va nella foresta e lascia la moglie e il figlio? Perché è mosso da qualcosa, vuole liberarsi dal dolore, però a un certo punto del processo accade che proprio questa volontà, questa tensione, questo telos, questo scopo si scioglie, ed è quando si scioglie lo scopo appunto che qualcosa accade. Non so se questo rispetto al discorso che c'è la Lucia, interessante di fare pensare, come ci insegna la teologia, dove poi Dio che genera l'uomo, comincia ad essere la prima cosa dicendo che è l'uomo che genera Dio. Però c'è una terza possibilità, che questa dimensione in cui si genera il rapporto tra uomo e Dio. Una cosa che a me colpisce nella Zen, si dice che sia una religione senza Dio, no? Si parla di natura autentica. Mi chiedo se appunto anche i greci pensavano, parlavano del fatto che dei uomini nascevano dalla stessa madre. Allora mi chiedo se fosse lo sforzo per superare le religioni in cui alla fine era, ci si ingarbuglia nel rapporto biologico con chi viene prima tra uomo e Dio, forse questa via dello Zen, che la natura autentica non si vuole quel luogo dove arriva ogni volontà, ma a un certo punto dice, tutto si genera proprio nella... la freccia si viene, si scopre, si genera questo rapporto che in realtà può essere evoluto nel tempo. Beh, Eckhart dice una cosa molto simile quando parla della generazione eterna del verbo nell'uomo.
Ed è per questo che l'hanno condannato anche, perché... Ecco, infatti, dipende molto anche dal modo in cui si intende il termine Dio, sapendo che è sempre un termine simbolico, così come Buddha, illuminazione o vuoto. Se lo intendiamo appunto come metafisicamente l'essere sommo, è un conto, e allora c'è tutta una visione delle cose e una serie di problemi. Se lo intendiamo invece come Cusano, il non aliud, il non altro, ciò che è in tutte le cose pur non essendo riducibile alla somma delle cose, come questo spazio infinito di generazione che si cogenera con l'uomo e non solo con l'uomo, allora cambia completamente anche il nostro rapporto causale di chi genera cosa o chi genera chi. Anche qui, tra l'alternativa è Dio soggetto genera l'uomo complemento oggetto, oppure come Feuerbach e tutta una tradizione filosofica moderna, no? Dio non è altro che la proiezione dell'uomo, è l'uomo veramente divino perché è genera lui Dio. E anche qui il problema si scioglie eliminando le due alternative e accedendo ad un piano al di qua dell'alternativa o al di là, in cui c'è questo cogenerarsi per il quale nemmeno più ci si chiede metafisicamente chi genera cosa, ma si vive, si esperisce questa generazione continua. Dopo, a ciascuno il compito di trovare la sua via, perché uno lo può vivere nella vita religiosa, uno lo può vivere nella vita quotidiana. Se uno lo vuole vivere ai lui nella vita filosofica, ha anche altri problemi, perché deve anche riuscire a costruire un modo discorsivo, trasformativo, sapendo sempre il limite della parola, ma anche quella è una via che può valere la pena di essere percorsa e per la quale non basta cavarsela dicendo beh, a un certo punto non si può più parlare, non ci si può fare le cose troppo facili, e allora bisogna continuare anche a lavorare su questo crinale del rapporto tra parola e silenzio, tra esperienza e interpretazione dell'esperienza. Sempre, io lo dico non per autolegittimare la mia passione, ma per evitare anche che dietro molti non detti ripiegamenti mistici si possono annidare anche le peggiori menzogne o falsità. Il problema che anche avevamo già fatto emergere dei monaci zen che negli anni 30 imbracciavano il fucile e andavano a distruggere Nanchino è un problema che ci fa anche riflettere sulla difficoltà di rendere conto in un modo etico di un certo tipo di esperienza che in teoria sarebbe legittimata da un lignaggio, da una tradizione. Per quello a me ha colpito molto quando in Giappone, parlando di queste cose, alcuni mi hanno detto il problema di quei monaci è che non erano filosofi, che non significa che dovevano studiare Platone, ma significa che forse c'è anche questo bisogno per chi propende per un certo tipo di esperienza a bilanciarla con un'altra, che è un'esperienza che rende ragione, che si confronta, che si apre alla storicità, che si lascia attraversare. Così come il problema del filosofo razionalista occidentale, che è tutto preso dalle sue parole, è aprirsi ad un'esperienza che non sia solo chiusa, ridotta a quella. Io penso che Vico aveva proprio detto, no, già fatto riflettere su un aspetto proprio vero della realtà. Gli andi rivieni della storia, no? Oggi noi siamo qua ad ascoltare questi messaggi e siamo riconoscenti di ascoltare queste parole dello Zen, no? Oggi in Giappone la corrente è proprio l'opposta. Trovare un giapponese che faccia un qualcosa senza mirare a qualcosa, a un successo, non so se lo trovo. Gisso Forzani mi ha detto no, è impossibile che esista, ma forse non è vero. Però perché dopo secoli, dove sono stati la storia, anche favorita dal fatto che una religiosità che si prestava, ecco.